Ciao a tutti, ennesimo consiglio sulla delibera 88 Svendopoli ed oggi c'è stata l'ennesima beffa perché chiaramente in questa delibera su cui siamo contrari abbiamo cercato via via di fare degli emendamenti quantomeno per aggiustarla. Sono passati i nostri emendamenti, quelli che toglievano gli sconti assurdi del 30%, quindi sconti eliminati sulle case in periferia, sconti ridotti al 15% sulle case in periferia, eliminati per quanto riguarda il centro. Abbiamo anche fatto degli emendamenti molto importanti per migliorare la destinazione dei soldi, perché sulla delibera abbiamo visto cose strane, non meglio precisati scopi culturali, le classiche cose che ti fanno venire il brivido lungo la schiena. E quindi avevamo stabilito con questi emendamenti che i soldi venissero destinati alla riqualificazione del patrimonio proprio per edilizia residenziale pubblica, quindi per risolvere un problema importante a Roma come l'emergenza abitativa, ed anche per la manutenzione straordinaria, quindi non per farci le buche, ma ad esempio la manutenzione straordinaria delle scuole, la manutenzione straordinaria di cui necessita la nostra città. Ebbene, questi emendamenti, che erano circa 100, abbiamo visto oggi sono spariti, quindi non sono stati ritenuti idonei da parte degli uffici. Non comprendiamo bene perché, si dice che il maxi emendamento di commissione di qualche giorno fa li vada ad incorporare, mentre non è assolutamente così, quindi un ulteriore profilo di illegittimità che si va a accumulare ai tanti altri di questa delibera. Quindi siamo abbastanza, come dire, arrabbiati oggi per questa cosa, visto che si tratta poi di soldi che sarebbero della destinazione dei soldi dei cittadini, quindi quantomeno abbiamo cercato di metterli sulle cose utili, cosa che ancora una volta questa giunta e questa maggioranza non hanno consentito. Quindi un ulteriore motivo eventualmente per impugnare questa delibera presso altre sedi. Quindi anche da questo punto di vista della soppressione di questi nostri emendamenti per la destinazione di soldi, un ulteriore profilo di legittimità della delibera. Ora, ricordiamo che abbiamo già fatto un esposto in Corte dei Conti e a questo punto stiamo valutando di impugnare questa delibera anche presso il TAR per i tanti vizi di legittimità e procedurali che presenta, tra cui anche questo a cui abbiamo accennato oggi e che abbiamo dovuto subire oggi, siamo un po' stufati di subire.